Salve a tutti, eccoci qua, prima diretta, exit 30 minuti con, siamo qua uniti tutti insieme in questa domenica pomeriggio. Un saluto a Francesca, a Paolo e al nostro ospite di oggi che è Massimo Giannetti. Exit 30 minuti con, 30 minuti con Massimo Giannetti che ci parlerà del teatro, la vita nel teatro e il teatro nella vita. Exit è un progetto che stiamo portando avanti dallo scorso anno, che praticamente è un acronimo di Esplorare in Teatro, e ci ha portato a questo nome il fatto di pensare di uscire dagli stereotipi, uscire per cercare, per trovare, per scoprire, per vivere, per esplorare proprio, esplorare appunto quello che c'è nella vita, in noi stessi. E Exit 30 minuti con è una serie di incontri per parlare, per riflettere, per porci delle domande sul teatro e non solo. Abbiamo deciso di iniziare questa serie di dirette con vari ospiti, dove affronteremo vari temi, sempre nell'ambito teatrale, ma appunto come ho detto non solo, visto che siamo costretti nelle nostre case, non possiamo riunirci e trovarci come facevamo di solito, abbiamo deciso di fare questo incontro, questo diretto. E adesso non vi porto via più tempo, perché è giusto che il tempo lo lasciamo al protagonista di questo incontro, che è Massimo Giannetti, e lascio la parola a Paolo. Io e Francesca andiamo dietro le quinte per raccogliere i vostri commenti e le vostre domande, quindi se avete dei commenti o delle domande, fatele pure, che noi poi le riporteremo in trasmissione. La parola a Paola Scagni e Massimo Giannetti, il nostro ospite. Bene, buona giornata a tutti, grazie di essere qui con noi, grazie a Massimo Giannetti, regista dell'Associazione Aletheia di Milano, ex Specchi e Memorie, quindi una storia molto lunga. Abbiamo solo mezz'ora, quindi entriamo subito in argomento senza troppi convenevoli. Il titolo che abbiamo scelto per questo primo incontro è piuttosto impegnativo. La vita nel teatro, il teatro nella vita, è una frase bella tosta, che forse sconta anche il fatto di essere molto citata, magari un po' abusata, no? Ma in realtà ci dice qualcosa di molto importante. Per chi ci crede veramente, insomma, il teatro non è solo un intrattenimento, non è un hobby, non è una forma di esibizionismo o di vanità. Il teatro, ci dice questa frase, il teatro invece è qualcosa che cambia la vita, entra nella vita di una persona, nella sua essenza, nel suo stesso essere. E allora la domanda inevitabile, la prima, è questa: Massimo, a cosa serve fare teatro? Quante ore abbiamo per rispondere? Abbiamo mezz'ora. Quindi. Mezz'ora? Sì, ecco, esatto. Vabbè, fantastico. Allora, cosa serve fare teatro? Già qui restiamo subito sull'importanza di chiarire le domande. Cosa vuol dire fare e cosa vuol dire teatro in questo senso? Perché noi tutti, in genere, la cultura dominante è quella, l'evento è quel luogo dove si va e si vede uno spettacolo dove ci sono degli attori che hanno una drammaturgia, un copione, che fanno delle situazioni. Questo è il teatro così che passa. Noi come Specchi e Memorie, poi Aletheia, da più di 30 anni, quasi 35, avevamo noi come sottotitolo del nostro logo, che era Specchi e Memorie, era proprio il teatro nella vita, la vita nel teatro. Perché questo? Perché personalmente, quando ho deciso di iniziare a fare teatro, era perché mi rendevo conto che la vita che stavo vivendo, che era completamente diversa, facevo il consulente, facevo altro, era una vita a cui mancava moltissimo. Cosa mancava? Mancavo io praticamente, cioè nel senso che ero
costantemente in azione, in movimento, anche pure diciamo in relazione, ma in una maniera dove mancava l'essenza di me. E questo mi ha portato a una vera crisi, potremmo dire esistenziale, per cui ho dovuto fermarmi, veramente fermarmi per alcuni mesi, e poi ho avuto la fortuna di poter cominciare a incontrare un gruppo importante di teatro argentino, e da lì ho scoperto una nuova dimensione, un nuovo mondo esterno a me, che era il teatro, e lentamente cominciavo a vedere che dentro di me c'era qualche vocina che cominciava vagamente a sussurrare qualche cosa. È stata un'esperienza all'inizio, un'esperienza straordinaria, che mi ha portato a decidere, questo poi ci ritorneremo dopo, a decidere di fare della mia vita, personalmente, e questa è una scelta personale, cioè la mia vita connessa in modo pressoché integrale, al di là chiaramente dei ruoli che hai nella vita ordinaria. Di fare del teatro il senso, diciamo, della mia vita. Ma quale teatro? Ed ecco quindi che a cosa serve fare teatro? A me, e in questo senso è quello che poi ho cercato in tutti questi anni, e forse anche in quelli futuri, spero, di trasmettere, è il fatto che il fare teatro, al di là del teatro professionistico, che è un altro discorso, serve per scoprire se stessi e forse per ricreare una nuova modalità di vita. Che cosa? Sono parole che rischiano di essere un po' troppo generiche, ma in sostanza di non essere condizionati, di non essere o di essere consapevoli che si è condizionati dalla vita quotidiana, con le sue istanze, esigenze, mentre invece forse c'è una dimensione, un mondo che ci può portare a un altro livello di qualità della vita che possiamo esperire e vivere. E questo è quello in cui credo. Possiamo dire che mi ha portato, mi continua a portare e che cerco di trasferire agli altri, nel limite del possibile, ad una crescita, veramente una crescita di ciò che c'è in me, di ciò che sono io, della mia potenzialità, potenzialità soprattutto, potremmo dire interiore, ma interiore non è un interiore puramente spirituale, anzi direi che c'è, ma non è l'assoluto, ma è il fatto di entrare in un dialogo con se stessi di un certo tipo. Questo processo che ho iniziato, ho scoperto progressivamente che richiede veramente un duro impegnativo lavoro su di sé, e quindi su Quindi, di me. Massimo, Dimmi. questo il teatro chiaramente, insomma, chiama in causa tante cose, no? Quindi il pensiero, lo studio, la creatività, la relazione con gli altri, ma questo però ovviamente non può rimanere solo a un livello teorico. Il teatro quindi deve diventare una pratica, quindi mi sembra anche di capire dalle tue parole che tu insisti molto sul fatto che il teatro è una pratica di vita. E da questo Questo punto, ecco, è molto importante questo discorso, questa parola, la parola praticare il teatro. E quindi si praticano diverse cose nella vita, cioè si pratica la meditazione, si seguono delle pratiche di tipo religioso. Praticare il teatro vuol dire far sì che costantemente io, la persona, sia in rapporto con il teatro. Il teatro nelle tutte le sue gli elementi che lo compongono, che appunto non è esclusivamente lo stare in scena e il recitare, ma richiede tutto un processo che parte molto indietro, che parte quindi da una presa di coscienza di una propria condizione umana, e che vuole progressivamente, attraverso studio, pensiero,
riflessione, creazione di persino di sviluppo della fantasia e dell'immaginazione, portarti alla voglia di esprimere. E il teatro a quel punto diventa espressione, quindi ecco che c'è questo collegamento con l'altro. Quell'altro che esiste anche nella vita, se vogliamo fare una specie di similitudine, anche la realtà è un grande, enorme teatro, dove c'è un teatro che non riusciamo a cogliere nella sua dimensione totale, ma è costantemente un teatro. Ci sono persone, ci sono eventi, ci sono azioni, ci sono situazioni in costante mutamento. Il teatro, il nostro teatro, vuole ritagliarsi in uno spazio specifico, protetto, chiuso, sacro, ritagliarsi la possibilità di vivere, rivivere o ricostruire una dimensione di vita dove forse quelle mancanze, quelle sofferenze, quegli elementi che caratterizzano la vita quotidiana possano essere quantomeno affrontati e nel limite del possibile migliorati. Ecco quindi che scatta questo concetto del lavoro su di sé, perché si parla essenzialmente di un lavoro su di sé. Quindi Massimo, sostanzialmente tu stai parlando ovviamente della tua esperienza, ma questo discorso mi sembra che non è nella linea da come hai accennato prima, il teatro professionistico, per cui c'è un lavoro di preparazione per una recitazione, è un discorso molto più ampio, molto più personale. Quindi se dovessi fare la domanda, immagino che allora non è che il teatro è riservato a una nicchia di attori piuttosto che, ma cioè, chi è che può praticare il teatro da questo punto di vista, con questa concezione? Allora, lo possono, secondo me lo devono, lo dovrebbero praticare tutti, a prescindere dall'età, dalla propria condizione, perché il praticare il teatro vuol dire appunto seguire un processo, chiamiamolo parallelo alla vita ordinaria, complementare alla vita ordinaria, ma che sia però in questo senso costante, perché ci permette di, da una parte, di avere la vita quotidiana, ma dall'altra di cogliere da questa vita quotidiana, e tutto un po' è un processo di elaborazione, di studio e di approfondimento, portarla a una dimensione diversa, attraverso il teatro, però dove l'obiettivo è proprio quello di far sì che di non restare nel meccanismo, chiamiamolo, della vita. E questo è valido per tutti, non è per pochi. È chiaro che forse sono oggi ancora molto pochi quelli che, a parte che forse conoscono questa possibilità, appunto perché il teatro viene inteso in un altro modo. Nell'altro, nel senso che richiede un impegno. E però bisogna crederci. Bisogna credere che attraverso il teatro la propria vita possa trasformarsi. Parlavi anche prima, Massimo, scusa, di uno spazio protetto, no? Quindi è chiaro che, insomma, capisco bene che tu hai un riferimento anche a questo tipo, questa modalità di teatro, anche tutta una storia, una tradizione, i grandi nomi del teatro che l'hanno chiaramente inteso in questo modo. Quindi tu parli di uno spazio protetto, un luogo sacro, sono parole importanti, in cui appunto uno esprime questa modalità, che non è certamente quella banale di prendo il copione, lo imparo e poi vado. Quindi in questo spazio protetto, perché come dici tu giustamente, questa concezione di teatro la gente non ce l'ha molto in mente, immediatamente si pensa ad altre cose. Quindi per aiutare, no, a capire, in questo spazio protetto, concretamente, cos'è che si fa? Com'è che si agisce? Quali sono, un po' le modalità, ovviamente, a grandi linee, insomma. Quali possono essere, per capire meglio un po' questo concetto di teatro che è così legato alla vita, quindi veramente ci fa entrare in una dimensione molto diversa. Certo, distinguiamo lo spazio teatrale, quello fisico, dove quindi in questo senso ci sta persino una specie di, il concetto di sacro non è a caso,
possiamo immaginarlo vagamente con una similitudine al concetto di spazio sacro, che classicamente è il concetto di chiesa. Ecco, è uno spazio dove, se parliamo di spazio, dove io mi spoglio quando entro nello spazio, mi spoglio nel limite, comincio, ho l'intenzione di spogliarmi dalla mia vita quotidiana e mi metto nudo in uno stato di potere cogliere, accogliere, ricevere e trasmettere qualcosa di diverso. Che cos'è questo qualcosa di diverso? In parte, e qui sta il concetto di fuori dallo spazio, io devo, per quello che è una pratica, quando sono fuori dallo spazio teatrale, io devo continuare a lavorare su di me, in termini di consapevolezza, in termini di scoperta delle mie, emozioni, della mia incapacità, di gestire i sentimenti, le emozioni, gli eventi. Stiamo vivendo un momento in cui tutto questo appare ancora molto più evidente. In questo senso, il teatro, partendo da prima, dove arrivo con una coscienza e consapevolezza di quelli che sono i miei limiti da una parte e i miei desideri e esigenze dall'altra, io voglio, so, e questo è ancora una parte di studio. Posso studiare, devo poter studiare che esiste un'altra dimensione umana più alta, diciamo di qualità, dove posso vivere la vita non tirato dalla realtà, ma dove intervengo nella realtà in un modo diverso. Questo lo devo studiare, quindi c'è un tempo di lavoro e di studio fuori dall'ambito strettamente teatrale, quelle ore che si passano, perché noi non siamo professionisti. Quindi le persone che vengono a fare questo percorso sono persone che lavorano durante la giornata e che vengono alla sera, una volta alla settimana, e iniziano questo rito che chiamiamo, che dura 3-4 ore, però è chiaro che devono poter portare quello che è un processo che progressivamente si sta portando avanti, attraverso stimoli che si danno, di studio, di pensiero, di riflessione, di scoperta di sé, di osservazione della realtà, di ascolto della realtà. Tutto questo lo si deve portare, quindi non si deve aspettare che il regista, il pedagogo, il maestro, si metta lì e dica: adesso tu vieni fuori e fai quello che, e dici questa frase, fate questa relazione, tu che l'abbandoni Ecco, l'amante. Non è Massimo, questo. Massimo, è questo. Hai fatto una situazione molto interessante, il fatto di dire che questo è uno spazio sacro protetto in cui la persona è lì, ma come giustamente dicevi, in realtà anche quando sei fuori, questo lavoro comunque di studio e di continua. Quindi, diciamo, stiamo parlando di una dimensione molto personale, ma anche collettiva, cioè è un processo individuale, un processo collettivo nel senso in relazione con gli altri, non finalizzato, diciamo, alla rappresentazione, ma è un lavoro su se stessi che quindi in quello spazio protetto ha un suo momento sacrale, ma che però non si chiude lì, ma va avanti anche nella dimensione, anche negli altri giorni, nella dimensione della vita. Se ho ben capito questo, certo. Quindi ecco, È questo assolutamente individuale collettivo, ecco, mi sembrava interessante sviluppare. assolutamente, nel senso che è chiaro che il processo lo faccio io, è processo individuale, ma è anche chiaro, come d'altronde è persino nella vita, che io non sono solo. Io, come nella vita, mi relaziono in un positivamente o negativamente, volutamente o meno, mi relaziono con l'altro da me, gli altri da me. Così nel teatro, in questo tipo di teatro, il concetto dell'altro, il concetto potremmo dire, del gruppo, con cui condividere lo stesso tipo di percorso, lo stesso tipo di bisogni, lo stesso tipo di sensibilità, lo stesso tipo di necessità, è fondamentale. Perché l'altro, senza l'altro, io non posso fare teatro. Non posso perché mi manca. È uscire da quello che poi è la realtà, perché la realtà è di fatto è fatta
di una complementarietà tra l'io, tra me, tra la persona e l'altro, gli altri, che quindi non è solo uno, ma è una, può essere una comunità, sono altre persone, magari in costante mutamento, magari anche in genere molto diversi, ognuno diverso dall'altro, quindi e questo crea, come sappiamo, tutto un problema in termini di comunicazione, di interazione, di conflitti. Allora, come il teatro può intervenire per far sì che io migliori il mio rapporto con il mondo esterno? Perché questo, io sono al mondo e quindi devo cercare di vivere rivivere la mia vita e di rendere la vita degli altri migliore dal punto di vista umano, proviamo a intenderla così, nel senso che ci comunichiamo, ci relazioniamo, ci amiamo, capendosi che cosa vuol dire, cioè ci vogliamo, abbiamo bisogno reciprocamente l'uno dell'altro e l'uno degli altri, perché questa è la dimensione dell'umano, in termini il più assoluti possibile. È chiaro che poi il teatro si svolge, in genere il gruppo, quando arriva a 10 persone, ha raggiunto il massimo delle sue dimensioni in cui è possibile creare queste relazioni, ma 10 persone sono 10 mondi, sono 10 storie, sono 10 vite, sono 10 anime, ed ecco che allora creare situazioni e entrare dove ognuno apporta la propria sensibilità, la propria storia, i propri bisogni, crea nel teatro una possibilità di creare, questa parola fondamentale, creare qualcosa di nuovo, qualcosa di, potremmo dire, di fuori dall'ordinario, di straordinario. Quindi non dimentichiamoci. Prego, prego. Avanti. No, volevo solo chiedere, questa è una citazione per far vedere che ho studiato, che la parola creatività deriva dall'idioma indoeuropeo, che vuol dire, dalla parola kere, che vuol dire crescere. Allora, la creatività, che noi pensiamo, quando uno è creativo è uno che è un po' stravagante, che fa delle cose un po' originali e strane, attenzione, ci sta anche, però il concetto primario è che la creatività è la base di una crescita, cioè è l'essenza della crescita. Si è creativi quando si cresce, e crescendo si diventa creativi. Infatti crescendo, perché ci si crescendo anche quasi, immaginiamoci in termini di dimensione, vedo di più, vedo più ampio, vedo l'aperto, vedo il più grande, vedo cose che altrimenti non vedrei. Questa è la creatività. Ed ecco che il lavoro di gruppo, in questo senso il lavoro della relazione, interazione di gruppo, mi dà questa possibilità, perché non vedo solo me stesso e sono chiuso nelle mie riflessioni, pensieri e limiti anche menate, ma vado all'incontro col mondo, con la realtà altra. Questo è quello che si fa in questa esperienza pratica del teatro. Questo incontro, questa appunto, modalità, che chiaramente stiamo capendo tutti che è qualcosa di ben diverso dal laboratorio di 30 persone finalizzato al saggio, ecco, mi sembra che chiaramente siamo in una dimensione completamente diversa, perché qui il teatro, insomma, è uno strumento di crescita personale. Questa parola creatività volevo appunto chiederti, ma sei già entrato bene. Da questo punto di vista adesso mi diventa, come dire, un po' difficile entrare in una parola che viene sempre collegata nella mentalità comune al discorso di teatro, che è la parola spettacolo, che, ecco, a me francamente piace poco, perché è un po' fuorviante, no? Insomma, e diciamo che comunque la si intende ormai in un modo un po' banalizzante, un po' da intrattenimento. Però, al di là del fatto che forse sarebbe meglio parlare di evento teatrale, di rappresentazione, ma senza, diciamo, adesso, come dire, incapponirci in una questione semantica. Quindi usiamo la parola spettacolo in modo, nel suo significato nobile, diciamo, mettiamola così. Allora, ma rispetto a tutto questo discorso e questa modalità di fare teatro, allora, ma lo spettacolo a questo punto ha un significato, o addirittura può essere un limite, o comunque lo si può intendere ovviamente in una modalità, come dire, conseguente a questa logica
di teatro umano, profondamente umano? Allora, qui ci sono almeno due cose che spero di ricordarmele tutte e due da dire. La prima è quella che io faccio il gruppo, parliamo di questo gruppo di persone, dove c'è evidentemente poi una persona che chiamiamolo il regista, dire drammaturgo è già dire troppo, perché la drammaturgia di fatto si forma in questo lungo questo processo, si arriva a un certo punto in cui si crea un qualcosa che è un potremmo dire persino un prodotto, un risultato, che è un evento che dura un certo tempo, che in genere un'ora, un'ora e mezza, due ore quando siamo proprio al limite, in cui di fatto comunque si mette assieme tutte quelle che sono state le sintesi delle scoperte che si sono fatte nel corso del processo e che, e questo è importante, si vogliono diciamo pure anche donare fuori da sé, cioè donare nel senso più sano del termine, nel senso che io ho fatto questa esperienza, te la dono perché tu, se ho fatto un buon lavoro, tu non potrai non entrare in, diciamo, in empatia, in sintonia, anche cogliere, capire, scoprire, conoscere cose che ti riguardano, perché per definizione il teatro, compreso l'ospedale, è un momento che parla dell'assoluto, non racconta solo una storia fine a se stessa, che quindi riguarda solo due persone o quattro persone, punto, nella loro contingenza, ma riguarda, potremmo dire, capisco che sono parole un po' grosse, ma riguarda diciamo l'assoluto, se consentite come parola. Allora, ecco che il pubblico, che è sempre limitato, perché stiamo parlando, non andiamo al grandi, stiamo parlando di spazi dove dall'altra parte ci sono al massimo 30-40 persone, ma proprio quando è un successone pazzesco, al limite si fa una replica quando funziona. E questo è un primo aspetto, è l'aspetto del trasmettere agli altri queste scoperte, e dove ancora una volta questa performance, potremmo dire, mostra l'attore un po' come il Cristo, quindi è colui che si sacrifica, il concetto di sacrificio, quindi ecco che torniamo ancora una volta all'aspetto etimologico, quindi è questa azione sacra che l'attore e gli attori fanno in scena, che trasmette qualcosa di molto più grande che non raccontare una storia che faccia, va bene, si può anche, attenzione, non è che allora deve essere tragico necessario, si può anche tranquillamente ridere, ci sono momenti di grande divertimento, potremmo dire, ma che si, come nella vita potrebbe essere, ma che si inserisce in una dimensione, in una, chiamiamole metafora, chiamiamo visione della vita. Quello che mi ha insegnato il mio primo maestro era quello che diceva, ricordarsi che bisogna sempre rispondere ogni opera d'arte, in qualche modo d'arte, ammesso che quindi concepiamo il teatro come arte, che dove il prodotto deve poter rispondere o aiutare a rispondere alla domanda: la vita è. Che cos'è la vita? La vita è puntini. Allora, ogni spettacolo di teatro, al di là dello spettacolo come divertissement, come momento di stare di così bello, dove vado lì e guardo, è un momento in cui, se è come quello che dovrebbe essere, mi sta dicendo qualcosa di importante rispetto a che cos'è la vita. Che è il prodotto di un, attenzione, di un mio come gruppo, di mio processo, ma che inesorabilmente tiene conto, e questo voglio fare riferimento, tiene conto alla storia dell'uomo, alla storia, anche alla storia del teatro, a tutte quelle conoscenze che devo avere immesso dentro di me e che poi ho elaborato insieme, quindi il gruppo elabora, il regista drammaturgo. Ecco, esatto, ma volevo proprio arrivare. Qui c'è tutto questo discorso del rapporto tra processo e prodotto, che insomma nel teatro del Novecento se ne è discusso molto.
Siamo ovviamente quasi in fase finale. A questo punto Irrompo un attimo prima di farti concludere, Paolo. Siccome mi sono arrivate qualche domanda via messaggio, volevo porre tre domande a raffica con una breve risposta. Ecco. Mi viene chiesto, per quanto si parlava del percorso, qual è il primo passo per chi volesse iniziare questo percorso? L'altra domanda è: il gruppo è quindi fondamentale in questo tipo di lavoro? E poi l'altra domanda ancora è: in questo momento che non si può incontrarsi, come si può fare? Bravissimo, ma chi è che fa tutte queste domande così intelligenti? Allora, domanda 1, non me la ricordo più. Allora, la prima domanda era sul... Allora, come si dice se il gruppo... Sì, del gruppo abbiamo parlato, diciamo, del rapporto sul discorso del gruppo. Però se il gruppo è necessario. La prima domanda è: qual è il primo passo per chi volesse iniziare questo tipo di percorso? Allora, parliamo di iniziare, quindi il primo passo per iniziare questo tipo di percorso è... è quello di rendersi conto cosa si vuole dalla vita, ammesso di almeno porsi questa domanda. Non si sa, non si ha una risposta, e allora però si sente che qualcosa mi sta mancando, e quindi ecco che sto cercando un percorso. Allora, una volta che magari ho sentito qualcheduno che ha parlato del teatro, mi rivolgo a questo qualcheduno. Ce ne sono tanti, ce ne sono in giro, non tanti, ma ce ne sono. Una persona che dimostra di saperne di più, e il primo passo è quello di entrare in relazione con qualcheduno che mi possa dare delle indicazioni. Quindi non siamo ancora saliti sul palcoscenico, non siamo ancora entrati nello spazio teatrale, sto cercando di scoprire che cosa realmente dentro di me si sta muovendo. E quindi il primo passo è un passo di lavoro su di sé, quindi di osservazione di sé, studio, magari con delle indicazioni che vengono date, soprattutto in questo senso, forse utilizzando il punto successivo, la domanda successiva. In questo tempo che stiamo vivendo, dove siamo costretti a una vita, chiamiamola solitaria o quantomeno molto, molto chiusa, reclusa, è il momento ideale. Abbiamo veramente una grandissima opportunità per poter fare un processo di preparazione al teatro, che è già teatro, è la fase 1, è l'anteprima, dove io effettivamente mi metto alla scrivania, prendo prima magari... mi metto in contatto con quello che penso possa essere un punto di riferimento, qualcuno che ne sa di più, uno che sta già facendo questo percorso, tutto qualcosa del genere, e mi metto nella condizione di usare parecchie ore, parecchio tempo di questo tempo che ho a disposizione per aprire il mio mondo, la mia mondo di conoscenza di che cos'è il teatro, cosa può essere il teatro, cosa è stato il teatro. Le grandi visioni che ci sono state nella storia dell'uomo, e più incorporo, inglobo questo tipo di non solo informazioni ma elementi, sono elementi che poi mi serviranno nel momento in cui finalmente potrò incontrare l'altro e cominciare a su questo. E questo lo si può fare anche in questo periodo, incontrandosi come queste condizioni, cioè magari via quelle cose lì telematiche orribili, così, dove di fatto è possibile cominciare a scambiarsi e avvicinarsi in termini di linguaggio, in termini di idee, in termini di che cosa si vuole veramente, per preparare questo al grande momento del cosiddetto incontro vero, dove queste persone, che però hanno intanto si sono avvicinati in termini di linguaggio e di conoscenza, per incontrarsi e verificare la possibilità di un processo. Quello che voglio dire è che quando si parla di processo non è che si vuol parlare di una... come dire, di un workshop, come si suole intendere
Questo è quello per cui io ho fatto questo punto. Attenzione, quando si parla di processo, è un processo, praticare il teatro vuol dire portarlo avanti. Quindi uno che fa yoga, diciamo che pratica yoga, non è che lo fa, o meditazioni di varia tipologia, non è che lo fa una volta, fa un seminario di 3 giorni finito, lo deve poter portare avanti il più teoricamente per tutta la vita. Lo stesso è rispetto. L'ultima cosa, infatti, diciamo, la domanda che volevamo, insomma, l'ultima domanda era appunto quello su quel che si può fare in questo momento, e vabbè, è stata arrivata anche da un ascoltatore, quindi l'abbiamo fatta. Allora, chiudiamo con la penultima domanda che era prevista, cioè abbiamo parlato delle persone, chi si può avvicinare a questo tipo di teatro, cosa intendiamo per attore, per partecipare a questo punto, il ruolo del regista, dell'insegnante, del formatore, che non è chiaramente quello di dire ti insegno la postura, la dizione, il copione. Ecco, in questo contesto, qual è il ruolo che credo che sia evidentemente fondamentale ecco, quello che chiamiamo regista, formatore, docente di questo tipo, di questa modalità di teatro, che io poi chiamerei il teatro quello vero, perché adesso diciamocelo anche, insomma, con tutto rispetto per tutto, ma insomma, è chiaro che qui abbiamo una dimensione umana molto profonde, quindi. E chiudiamo Allora, con questa domanda. chiaro. Allora, questo il ruolo è ruolo è un ruolo estremamente delicato, estremamente complesso, estremamente impegnativo, ma detto tutto ciò, il ruolo consiste nel far sì che sia a livello, che quello che abbiamo detto prima possa di fatto essere portato avanti. Il ruolo è quello di conoscere le persone chiaramente che deve avere dietro un'esperienza pluriennale di teatro e di conoscenza, insomma, deve, lui, anche se poi lo sta continuando a portare avanti, ma deve avere dietro un background enorme, il più enorme possibile. Comunque, fatto ciò, e quindi arriva in queste condizioni, è chiaro che il suo ruolo è quello di, da una parte, di trasmettere, di entrare in conoscenza, di entrare in relazione, ma relazione che vuol dire imparare a conoscere l'altro, gli altri, dare all'altro questa sensazione, questa forza, questa possibilità di ener nuova energia, di nuovo entusiasmo, di nuova spinta, di credere che questo strumento sia veramente uno strumento utile, deve dare questo, questo tipo di sensazione di spirito. Dopodiché il ruolo del regista, drammaturgo, pedagogo, chiamiamolo come vogliamo, è quello di coordinare il processo. Quindi, in funzione delle singole persone, è chiaro che deve poter dare stimoli, compiti, anche provocazioni, anche mettere in difficoltà, entro certo limite, la persona affinché superi quei limiti che lui magari vorrebbe evitare di superare, però se c'è questa parola fondamentale che tende a ripetere, che ci deve essere una fiducia assoluta. Se non c'è la fiducia tra diciamo, le persone e costui che sta un po' lì, e la fiducia tra tutti i vari componenti del cosiddetto gruppo, non funziona, perché chiaramente ho un limite, creo un muro che mi divide dall'altro. La fiducia è qualcosa che non si ottiene facilmente. È un processo di lavoro anche quello. E il primo a essere responsabile di questo è proprio questa persona, diciamo, coordinatore o coordinatrice, che deve trasmettere questa fiducia e far sì che la fiducia si interconnetta tra le persone che ne fanno parte e che ritorni a lui. Bene, questo allora abbiamo sforato leggermente i nostri 3 minuti, abbiamo comunque avuto modo di parlare, insomma, di un teatro inteso, direi, in una maniera abbastanza diversa da quello che di solito concepiamo. Ringraziamo Massimo Giannetti per aver partecipato, lascio la parola alla regia, in questo caso regia tecnica, per concludere questa trasmissione, ringraziando tutti quelli che hanno assistito e ringraziando nuovamente Massimo. Io volevo ringraziare Prego. anch'io tutti quelli che hanno partecipato e ascoltato e sopportato questo tre quarti d'ora di parlato. Per
Come credo adesso vi dirà, noi siamo a disposizione, io personalmente sono ovviamente a disposizione, ma anche le persone che sono presenti lì che sono in questo contesto, per poter approfondire, avere nuove più informazioni, come fare, insomma, c'è tutta la possibilità di entrare in relazione. Io vi voglio ringraziare però di aver dedicato questo tempo, sperando che qualche cosa sia stato almeno non così scontato, ma magari su cui stare, riflettere e magari, se possibile, risentirci e rivederci. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, grazie Massimo di aver accettato il nostro invito, grazie a Paolo, grazie a Francesca che ha raccolto commenti, domande e ce le ha passate per mettere in trasmissione. Noi ci rivediamo sabato prossimo, sempre alle ore 18, sempre in diretta sulla pagina Centro Culturale Next e avremo ospite Francesco Randazzo, un drammaturgo e scrittore. E l'altro appuntamento invece sarà alla domenica, quindi domenica 26 aprile, sempre alle ore 18, sempre sulla pagina Centro Culturale Next con Moreno Cercotelli, giornalista Rai. Per chi se lo ricorda, sa chi è. Comunque è stato l'ideatore della trasmissione che è di scena presentata ai tempi da Rosana Cancellieri, che adesso sta comunque andando avanti, anche se non c'è più lui. Comunque fu lui che ideò questa trasmissione e sarà nostro ospite. Ringraziando ancora Massimo Giannetti, Paolo, Francesco e tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito fino adesso, non mi resta che salutarvi e ci vediamo sabato prossimo e il più presto possibile in teatro. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a Ciao, tutti. grazie Ciao. Massimo. Ciao, mi spegni tu? Grazie.